30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. Tra le liste civiche a sostegno della candidatura a presidente di Vincenzo De Luca c'è proprio la lista civica De Luca Presidente. Al suo interno sono candidati Angelo Cappelli, il consigliere regionale uscente Luca Cascone, Carla Alessia Castagna, Mario Catalano, Vincenza Cavaliere, Daniela Comunale, Catiuscia Fiammenchi, Antonio Giordano e l'ex sindaco di Albanella Renato Iosca. A sostegno di Stefano Caldoro anche la lista UDC Caldoro Presidente. Tra i candidati Bruno Campochiaro, Giuseppe Conforti, Paola Cupo, Lucia De Cristofaro, Donato Gallotta, Giovanni Iuorio, Giuseppina Raele, Rolando Scutillo e a concludere la lista Raffaele Vitagliano.